Silenzio. Oggi non ti parlo di nessuna nota olfattiva. Oggi non ti racconto nessuna piramide. In certi casi, parlare di ingredienti è da stupidi. Oggi non ti parlo di un profumo. Oggi ti parlo di una poesia. Oggi ti parlo di un viaggio olfattivo che ti porta nel cuore del deserto, nel centro del deserto. Non è un deserto arido, non è un deserto infernale, non è un deserto tortuoso, ma è un deserto dove si sta bene. È un deserto che ha un clima mite, non un clima rovente. È un deserto morbido, che ci dà una stupenda sensazione di benessere. Più siamo in questo deserto, più stiamo bene e più vogliamo continuare a stare nel cuore del deserto di Dubai. Mai un deserto è stato raccontato così dolcemente. Neanche i più grandi maestri delle più importanti maison che in passato si sono occupati di fare profumi con riferimenti ai deserti, sono riusciti a raggiungere risultati così spettacolari. Qua ci sono delle note dolci nella testa, nel cuore e nel fondo che non rendono il profumo gourmand come succede quasi sempre, ma rendono il profumo semplicemente paradisiaco, lo ammorbidiscono. Gli lasciano i sentori sabbiosi, orientali, caldi, speziati caldi, ma ammorbidiscono il tutto e lo rendono soave, dolce, leggero, piacevole, amorevole. Lo rendono semplicemente qualcosa di magico, un profumo che non è stato capito molto, secondo me. Un profumo che va capito, va assaporato, va studiato e va amato con tutto il cuore. Chi ama la profumeria e respira Rimmel, The Spirit of Dubai, impazzisce d'amore.